È freddo la periferia di Roma nella zona di Torre Vecchia, dove Ronnie Roller Circus ha messo da settimane il suo tendone. Ma all'interno si respira il calore dell'incontro tra mondi diversi e c'è l'euforia di aver ricevuto un nuovo regalo da Papa Francesco. Attraverso le limosinerie apostoliche, in 2000 sono giunti da ogni parte della città, anche con i mezzi messi a disposizione dal Vaticano, per passare 2 ore di spensieratezza e di gioia. È Monsignor Konrad Krajewski, l'elemosiniere del Papa, a spiegare lo spirito di questa nuova iniziativa, ad invitare gli ospiti a guardare la determinazione e i sacrifici che ogni giorno gli artisti, i creatori di bellezza, come li ha chiamati Papa Francesco tempo fa, fanno per prepararsi al meglio. Alberto Vassallo è uno dei proprietari del Ronnie Roller Circus. Il nostro intento è regalare un sorriso a persone che purtroppo non tutti possono permettersi il lusso di pagare 5, 10, 15 euro di biglietto. E oggi i nostri artisti, me compreso come titolare, io e i miei fratelli, quando vediamo ridere queste persone, per noi è una gioia. Ripeto, lo facciamo la beneficenza e la rifaremo. Infatti, parlando pure con Don Corrado, noi siamo sempre a disposizione per il Vaticano. Il circo non è nuovo ad iniziative benefiche. Nel quartiere napoletano di Scampia, ad esempio, ha lasciato il segno. 16 ragazzi, dopo averli conosciuti, si sono iscritti all'Accademia d'Arte Circense. Alberto racconta della diffidenza iniziale che respirano gli artisti appena arrivano in un posto nuovo. Sono considerati ai margini, simili in questo ai tanti che siedono in platea. Ma con Papa Francesco qualcosa è davvero cambiato. Biglietto 001 l'ha preso Papa Francesco. C'era lui, che viene o non viene, però è bello che l'ha preso. Considera ancora molto lui il nostro mestiere e, ripeto, detto da Don Corrado, l'ha preso proprio il Papa il primo biglietto. E invece l'ultimo ce l'ho io. Lui è il primo, io l'ultimo. Anche nella vita. In pista anche Carlos, cantautore spagnolo, una vita passata tra il successo e le cadute, che a Papa Francesco ha dedicato una canzone molto amata dal pubblico, una preghiera, l'ha definita Don Corrado. Ad assistere allo spettacolo tanti senza tetto, come Francesco Pecorari. Sono stato molto sfortunato con la famiglia, ho avuto dei problemi familiari e me ne sono andato di casa. Sono venuto qui a Roma e ho avuto una disavventura già il primo giorno, che mi hanno rubato tutto, la stazione Termini. Poi Francesco conosce la strada, ma anche l'aiuto di alcuni volontari che lo indirizzano alle mense di Roma e alle docce, dove ora si sente di casa. È forte il suo desiderio di ricominciare. Io ho 64 anni, 65 quest'altro mese. Di vivere un po' degnamente, ecco, non chiedo niente. Paola Ardizzone invece è ospite di una casa di riposo, una vita, racconta, protetta dal mondo. La mia storia è che io sono madre di 4 figli. A un certo momento non mi andava di stare a casa con la badante. Ho preferito questo istituto dove mi trovo benissimo. Sono ben guardata, ben curata, si mangia benissimo. È così. Papa Francesco per me oggi è la persona più adatta ad essere Papa e io ne voglio molto bene.